Charlize Theron e la forza di una donna, devo tutto a mia madre. Charlize Theron è una donna resiliente, nella sua vita è sempre riuscita a rialzarsi malgrado gli imprevisti e le difficoltà che ha dovuto affrontare. Questo lo deve in parte anche a sua madre, che le è sempre stata vicina anche nei momenti più bui della sua vita. Prima di raggiungere l'apice del successo e di diventare la donna che tutto il mondo ammira, Charlize ha vissuto un'infanzia non facile in Sudafrica, dove viveva con il padre e la madre in una fattoria, trascorreva molto tempo da sola, dovendo assistere peraltro a una situazione familiare complicata. Il padre infatti era un alcolizzato ed era solito minacciare verbalmente e fisicamente la madre, così un giorno, durante l'ennesimo episodio di violenza domestica, la madre gli sparò. La Theron era presente e vide tutta la scena, la madre comunque non fu mai processata, in quanto fu ritenuto un gesto di legittima difesa. Le difficoltà della sua vita però non si limitano solo a questo episodio e in ogni occasione, sia in Sudafrica, sia negli Stati Uniti, la madre è sempre stata presente e le ha permesso di portare avanti i propri sogni. La forza delle donne. Charlize Theron ha iniziato la sua carriera come modella, professione che l'ha portata a viaggiare per l'Europa e in seguito negli Stati Uniti. Arrivata a New York, la star decise di portare avanti anche un'altra sua grande passione, la danza. Così si iscrisse alla Joyfrey Ballet School per diventare una ballerina professionista. A causa di un grave infortunio al ginocchio però, la sua carriera nel mondo della danza finì e lei cadde in un forte periodo di depressione. Si trovava molto in difficoltà, da sola negli Stati Uniti e con una carriera finita ancor prima di iniziare, così sua madre prese un aereo e la raggiunse, incitandola a riprendersi, o capisci cosa vuoi fare della tua vita o torni a casa, il broncio puoi tenerlo in Sudafrica. A 19 anni decise quindi di riprendere in mano la sua vita e da New York si trasferì a Los Angeles, grazie al biglietto aereo che le regalò sua madre, in modo da poter iniziare a fare qualche provino nel mondo dello spettacolo. Fu proprio a Los Angeles che incontrò l'agente John Crosby, il quale comprese subito il suo potenziale da attrice. Lui la notò mentre si trovavano in banca, quando Charlize Theron stava ritirando i soldi che sua madre le aveva inviato per aiutarla con l'affitto. Proprio come un angelo custode, la madre della star è stata sempre presente e al suo fianco e, pur vivendo in Sudafrica, la sua cura nel motivare e aiutare la figlia è stata una delle principali cause del successo globale della splendida Charlize. Charlize Theron, la donna di oggi. Charlize Theron oggi è la donna dei record, è stata la prima attrice sudafricana a vincere un Academy Award, è stata una cover girl di Playboy, anche se contro la sua volontà, è un'attivista grazie alla sua organizzazione Africa Outreach che aiuta i giovani africani a combattere l'HIV. La star è anche una messaggera di pace delle Nazioni Unite, un'attivista dei diritti civili e una fiera sostenitrice delle organizzazioni contro la violenza sulle donne, di cui peraltro lei è stata vittima. Oltre a questo, è considerata dal pubblico e dalla stampa una delle donne più belle ed eleganti al mondo. Ha soli 42 anni, la Theron ha avuto una vita straordinaria e molti dei suoi successi dovranno ancora avvenire.